sempre stato entusiasta di lavorare con Carmen Consoli dal momento in cui aveva firmato il contratto, che era così agitata, ma aveva spaccato il pennino di una vecchia penna Pelican che mi avevano regalato e mi era diventata subito simpatica, al di là del primo momento di fastidio per la mia preziosissima penna che custodivo gelosamente e tiravo fuori dal taschino solo per le firme importanti. Quasi rhythm and blues. Sì. Con il basso suonato. Qua c'era la base ritmica più forte che io avessi mai conosciuto nella mia vita. Salvo Cantone al basso. Sì. E,
e Di Vita alla batteria. Ah. Enzo Di Vita alla batteria. Enzo Di Vita alla batteria. Loro erano proprio i super turnisti, allora noi ci siamo concessi questo lusso, chiamiamo i super turnisti. Di Catania. Di Catania. Però molto apprezzati anche all'estero. Ricordo con l'aiuta si inchinò davanti ad Enzo Di Vita dicendo: ah, sei veramente, hai un groove pazzesco, una pronuncia di stile unica. Guarda, eccolo. Questa è la batteria. Cassa, rullante. Vedi come ha portato il Charlie. Di questo pezzo la cosa difficile è come ha portato il Charlie. Cioè il suono, il modo. Se gli mettiamo anche il basso subito si caratterizza. Senti come che gira. L'hanno fatto in diretta ovviamente, il primo take, giusto? Just. Perché allora non è che si poteva fare tanto, eh. Non è che si poteva fare tanti take. Buona la prima? Certo, chiaro, eravamo sul nastro. Poi mettiamoci anche le chitarre. Ovviamente le chitarre rock noi. In bianco e nero ha questa ritmica un po' Style Council, Smiths, a cui io sono molto legato, a cui siamo molto legati. Una cosa che misi fu il mandolino, no? Il mandolino, chiaramente noi abbiamo una visione del mandolino più solista, no? Tutt'altro, nello specifico, ritornello.